Ben, cosa pensi dei 3.000 metri? Ma io penso che i 3.000 metri sono importanti, una volta li ho misurati. Bella a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi vi porterò a scoprire i miei primi 3.000 metri. Pitsboe è la vetta più alta del gruppo del Sella, è una montagna delle Dolomiti, è situato sul confine tra la provincia di Belluno, Bolzano e Trento. Noi siamo partiti dal passo Pordoi e dal passo si può prendere anche una funivia che ti porta direttamente a 2900 metri circa, ma noi, senza farci mancare niente, a piedi dal passo Pordoi, giustamente. Il sentiero parte subito accanto al monumento dedicato al grande ciclista Fausto Coppi, quindi si prende questo sentiero, il 627, e è stato anche gestito con qualche scaletta, soprattutto all'inizio, per levigare un po' la pendenza e per facilitare la camminata. Appena arrivato uno spiazzo si vede subito il ghiaione che bisogna risalire per arrivare al primo rifugio, a 2849 metri. Superato il bivio che altrimenti ci avrebbe portato alla ferrata pazzetta, il sentiero inizia a stringersi in un canale a ripidi tornanti. Superati questi ripidi tornanti si arriva alla forcella Pordoi, dove c'è un rifugio a 2849 metri. Dalla forcella Pordoi, dopo una breve sosta, abbiamo proseguito sul sentiero 638 verso destra, che dopo una salitina di roccette a tratti attrezzata ci porta in cima al Pitsboe, a Capanna Pizzifassa, un rifugetto molto carino e dal quale si può godere di una vista veramente meravigliosa. Di ritorno ci siamo soffermati a Forcella Pordroi, al rifugio, per mangiare. E il prezzo è nella norma dei rifugi, quindi insomma non modico, però neanche stratosferico. È stata un'esperienza veramente fantastica, ma chiaramente se vai su con degli amici è ancora più bello tutte le esperienze, le emozioni che possono trasmetterti queste camminate, queste montagne, queste vette. Sono esponenzialmente aumentate. Bene, il video è concluso, se vi è piaciuto potete lasciare un mi piace, se avete qualche idea da proporre al canale potete commentare sotto il video, a me piacerebbe sapere le vostre proposte, quello che voi vorreste vedere all'interno del canale. Niente, siamo arrivati alla fine e vi ringrazio tantissimo e alla prossima. Questo è l'effetto di 3.000. E se volete provare un po' di cervello anaerobico, venite.